buon pomeriggio a tutti, spero che mi vediate e che sia tutto l'audio e il video siano efficienti. Sono Simone Rinaldi di Microbiologia Italia e quest'oggi vi parlo di diagnostica molecolare del coronavirus e fattori di suscettibilità all'infezione. Il cuore del mio intervento è quindi la diagnostica a 360 gradi. La diagnostica, ma la diagnosi, è fatta da tre processi in ambito clinico: l'esame obiettivo, l'anamnesi e gli esami strutturali. Per esame obiettivo si intende la valutazione dei sintomi del paziente, tramite colloquio medico. L'anamnesi è quel processo con cui il medico cala questa sintomatologia all'interno del vissuto del paziente, quindi include fattori come predisposizione familiare per determinate patologie, informazioni riguardo eventuali allergie a cui il soggetto può essere suscettibile, abitudini, stili di vita, tabagismo, uso di alcolici, abuso di sostanze stupefacenti, trascorsi familiari, precedenti patologie e così via. E infine il terzo processo della diagnosi è l'esame strumentale. L'esame strumentale che ovviamente include esami ematici di laboratorio, RX e quant'altro. Tutte le informazioni che vengono raccolte nel corso della diagnosi a livello ospedaliero vengono poi utilizzate per gli studi di epidemiologia, ovvero vengono sfruttate da quella scienza che si occupa di studiare i fattori che determinano la distribuzione e la frequenza di una certa patologia all'interno di una popolazione. Oltre a descrivere questi fenomeni, l'epidemiologia però fornisce anche dei modelli predittivi sulla base dei dati raccolti che poi influenzano la diagnosi. Quindi l'epidemiologia nasce dalla diagnosi e ritorna alla diagnosi fornendogli questi strumenti che... C'è qualche problema? Ecco, scusate, ma torniamo un attimo. Spero che non ci sia nessun problema di linea. Mi hanno chiamato dalla regia, come si suol dire. Ok, torniamo a noi. Quindi, l'epidemiologia influenza la diagnosi, fornisce informazioni per la diagnosi. Che cosa stiamo imparando da SARS-CoV-2 in particolare? A proposito di epidemiologia, siamo nel bel mezzo di una pandemia. Ebbene, stiamo imparando che esistono dei soggetti a rischio, ovvero esistono dei soggetti più fragili, più deboli di altri per quanto riguarda due aspetti particolari: l'aggravamento del quadro clinico e la suscettibilità, anche detta predisposizione, passatemi questo termine un po' con le pinze, all'infezione. L'aggravamento del quadro clinico significa che esistono soggetti che hanno le stesse probabilità degli altri di ammalarsi, ma nel momento in cui contraggono l'infezione sono più predisposti a sviluppare un quadro clinico grave, ad avere una sintomatologia grave, una compromissione, soprattutto a livello dei polmoni, che è sicuramente il più, stavamo dicendo, diagnostica. Epidemiologia, soggetti a rischio. Soggetti a rischio in particolare per l'aggravamento del quadro clinico, quindi mi infetto col coronavirus e ho il rischio di sviluppare sintomi peggiori rispetto agli altri. Da questo punto di vista ci sono due categorie di persone che sono particolarmente a rischio: quelli che hanno patologie pregresse, in particolare patologie di tipo cardiaco, polmonare, oncologico oppure diabete, e gli uomini. Gli uomini, in quanto si è visto che molto più delle donne sono soggetti ad un aggravamento del quadro clinico una volta infetti da SARS-CoV-2. Questo è dovuto ad un mix di stile di vita e fattori biologici. Tra i due elementi più importanti a questo proposito, nell'immagine che vi ho messo nella slide, ho richiamato il fumo di sigaretta perché, sulla base anche di studi che sono stati condotti dalla Fondazione Umberto Veronesi, che è molto sensibile al problema del tabagismo e alle conseguenze nefaste del tabagismo, risulta che gli uomini in media, soprattutto nella popolazione italiana, fumano più delle donne e ovviamente hanno dei polmoni che sono di conseguenza più stressati. E i polmoni sappiamo essere l'organo
Per cui il SARS-CoV-2 ha un tropismo preferenziale, ha una preferenza nel replicarsi nei polmoni, e il testosterone. Perché? Perché di fatto gli ormoni sessuali maschili e femminili hanno una funzione anche di modulazione sul sistema immunitario e sulla risposta immunitaria. Ci sono molti studi al riguardo e si è visto che laddove ci sono dei processi di infezione in corso, il testosterone maschile, ahimè, parlo anche in prima persona, è meno efficiente rispetto agli androgeni, agli estrogeni, perdono, agli estrogeni femminili nel modulare la risposta del sistema immunitario. I maschi hanno un sistema immunitario che risponde alle infezioni in maniera meno efficiente rispetto a quanto avviene invece nelle donne. Per quanto riguarda i soggetti a rischio per suscettibilità, predisposizione all'infezione, stiamo parlando di persone che invece si infettano più facilmente, quindi contraggono più facilmente il coronavirus. Io ho messo il termine predisposizione nella slide, ma soltanto per rendervi l'idea del concetto, prendetelo per favore non alla lettera. E in questo rientrano in particolare quelle persone che soffrono di ipertensione arteriosa, perché le persone che soffrono di ipertensione arteriosa hanno una overespressione, ovvero una sovraespressione del recettore ACE2. E il recettore ACE2, come sappiamo dalla cronaca, dai mass media, ormai è la porta d'ingresso preferenziale, non l'unica, badate bene, ma quella preferenziale del coronavirus. L'ACE2 è particolarmente diffuso sull'endotelio, un po' ubiquitariamente, quindi in tutto il corpo, ma in modo particolare sull'endotelio di polmoni, cuore, reni e parzialmente anche nel tratto digestivo, nel sistema digerente. Il ruolo del recettore ACE2 per l'ipertensione, io qui vorrei cercare di essere sintetico perché è una tematica molto affascinante ma anche molto complessa, quindi adesso farò un breve excursus per quelli che magari non hanno molto chiaro il legame tra le due cose. Fisiologicamente l'ACE2, che di fatto noi chiamiamo recettore ma è un enzima transmembrana, è recettore e si utilizza la dicitura recettore perché in particolare per il coronavirus funge da recettore, pur non essendo ovviamente che noi abbiamo un recettore fisiologico per il coronavirus. Noi abbiamo un enzima transmembrana espresso sul nostro epitelio vascolare che è l'ACE2, che fa parte del sistema renina-angiotensina-aldosterone, cioè di un insieme complesso di meccanismi molecolari che servono sostanzialmente a regolare la pressione sanguigna e entrano particolarmente in gioco quando la pressione sanguigna si abbassa, inducendo una serie di risposte che tende a rialzare la pressione sanguigna in modo che resti dentro il valore fisiologico che assicura la corretta ossigenazione a tutti quanti i tessuti. Il problema qual è? Il problema è che il sistema renina-angiotensina-aldosterone, di cui fa parte ACE2, è regolato da neurotrasmettitori come adrenalina e noradrenalina, nonché da ormoni come il cortisolo. Ormoni che forse alcuni di voi conosceranno perché sono quelli della cosiddetta risposta fly or fight, cioè di quell'insieme di risposte che il nostro sistema nervoso mette in atto ogni qualvolta ci troviamo in una situazione di minaccia, di tensione ed è necessario prendere una risposta immediata, reagire ad un pericolo imminente. Si tratta quindi di risposte del sistema nervoso che si sono evolute per non essere sul lungo periodo, ma per dare una risposta veloce, rapida, meccanismi che si devono accendere e spegnere il più velocemente possibile. Perché se restano attivi per un periodo di tempo prolungato, rischiano di danneggiare l'organismo stesso. E difatti il problema dell'ipertensione è che essa è data da una continua, o meglio, è causata spesso da una continua sovreccitazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone, quindi dalla continua richiesta di risposte di tipo fly or fight, che non è altro che quello che tutti noi conosciamo come stress e che sfocia appunto nell'ipertensione arteriosa, perché sollecita continuamente anche il recettore ACE2 e il sistema renina-angiotensina-aldosterone. Non sottovalutatela questa patologia, anzi colgo l'occasione per dirlo perché è molto diffusa nella popolazione italiana. Vi riporto solo due dati: 7,6 milioni di morti ogni anno nel mondo e 280 mila unicamente in Italia per ipertensione arteriosa.
Perché chi soffre di questa patologia ha una sovraespressione del recettore ACE2? Perché purtroppo la terapia farmacologica prevede l'uso di molecole che modulano, cercando di smorzarla, l'attività del sistema renina-angiotensina-aldosterone, SRSRA. Ma diminuendo l'attività di questo sistema si ha una overespressione del recettore ACE2 sull'endotelio vascolare come tentativo del corpo, tramite un meccanismo fisiologico, di compensare la non più pronta risposta del sistema SRRA, perdonatemi. Abbiamo detto che il recettore ACE2 è, ahinoi, la porta d'accesso preferenziale per il nostro coronavirus. Vi riporto in questa slide il meccanismo molecolare di penetrazione del virus, ma vorrei in particolare che voi vi soffermaste su un aspetto, ovvero, come vedete, il SARS-CoV-2 interagisce con il recettore ACE tramite le sue spike, le sue proteine glicosilate di superficie. Queste proteine glicosilate, alcune di esse in particolare, hanno una struttura che mima il ligando dell'enzima recettore ACE2. E la penetrazione richiede anche l'utilizzo di un cofattore, in realtà di un coenzima, che è il TMPRSS2. Il virus si lega ad ACE2. ACE2 ha un cambiamento conformazionale che gli permette di interagire con TMPRSS2, si ha quindi un meccanismo di endocitosi mediato da clatrina che permette al virus di penetrare nei tessuti. A proposito di TMPRSS2, ve lo cito anche perché è attualmente un bersaglio farmacologico interessante. C'è uno studio che stanno conducendo in Cina con una molecola che si chiama camostat mesilato, come riportato nella slide, che è un antagonista di questo recettore e negli animali da laboratorio sta dando buoni risultati come possibile farmaco per impedire la penetrazione del coronavirus. Quindi un farmaco che agirebbe a monte, ovviamente, prima che si sviluppi la sintomatologia grave. ACE2 nelle infezioni da coronavirus ha un ruolo chiave per più aspetti. Basta dire, ad esempio, per citarne uno, come ho riportato sotto, che nei pneumociti polmonari, in particolare i pneumociti di tipo 2, che sono quelli che producono il surfattante, cioè quella sostanza che aiuta gli alveoli nello scambio gassoso, da solo ACE2 rappresenta circa l'83% dei recettori globalmente espressi sulla superficie dei pneumociti di tipo 2. Voi capite bene che questo vuol dire che questa è la giustificazione del tropismo preferenziale di SARS-CoV-2 per i polmoni e ci dà già anche una spia del perché c'è così tanto danno polmonare e c'è un crollo della saturazione d'ossigeno a livello del sangue. Perché gli alveoli, i pneumociti, scusatemi, vengono compromessi, non possono più produrre il surfattante che aiuta gli alveoli negli scambi di ossigeno e questo provoca una drastica riduzione della capacità del polmone di permettere gli scambi gassosi. Ma non è l'unico motivo. È tuttavia un po' più complesso di così, perché ACE2 ha anche delle caratteristiche che lo rendono un importante fattore di aggravamento del quadro clinico. Quindi non solo ipertensione arteriosa, ho più ACE2, quindi ho più porte attraverso cui il virus può entrare, ma ACE2, sia nell'ipertesi sia ovviamente nelle persone sane, ha anche un ruolo nel modulare la risposta infiammatoria, laddove siano presenti dei processi di infezione o stress vari, ad esempio, in modo da proteggere il polmone da eventuali danni. Il problema è che quando il virus si lega ad ACE2, questo ne fa diminuire l'espressione sui pneumociti e lo sottrae pertanto allo svolgere il suo ruolo protettivo contro i possibili danni causati da infiammazione, infezione o stress. E qui voi potreste pensare, ok, allora gli ipertesi abbiamo detto hanno più porte d'accesso, ma rischiano allora anche un aggravamento del quadro clinico? No, questo no. E
Affrontiamo questa questione nel punto successivo. Di nuovo la medicina di genere ci aiuta a capire il perché. Nelle donne in età fertile, gli estrogeni sono in grado di aumentare la concentrazione di ACE2 anche dopo l'infezione. Viceversa, questo non avviene negli uomini perché gli androgeni sembrano svolgere un ruolo, opposto o comunque ci sono degli studi che non devono essere ancora completati, ma non perfettamente efficiente da questo punto di vista. Questo vuol dire che le donne, magari anche donne che soffrono di ipertensione, hanno più porte d'accesso, ma i loro estrogeni gli permettono di mantenere una concentrazione di ACE2 ottimale ed esse sono meno a rischio quindi di un aggravamento del quadro clinico. Nell'uomo purtroppo questo non succede. Inoltre sembra che nelle donne il corpo di Barr mantenga attive alcune porzioni trascrizionali che codificano proprio per il gene per ACE2, quindi doppia protezione dal punto di vista femminile. E questo è quello su cui adesso capirete probabilmente anche il perché ACE2 è così importante, la cosiddetta tempesta di citochine, che avremo tutti sentito nominare in questo periodo perché molti media ne hanno parlato, che non è nient'altro che una risposta infiammatoria all'infezione molto forte e scoordinata che si riscontra nei pazienti infetti. Pare sia dovuta, tra le altre cause, proprio all'interruzione o alla riduzione dell'attività di ACE2, quindi il fatto che il virus entri nelle cellule inattivando ACE2 porta come conseguenza la tristemente nota tempesta di citochine di cui abbiamo sentito parlare. Non è l'unico motivo, ci sono anche altre ragioni molecolari, ma si è visto in molti studi che è un motivo che al 50% ha la sua influenza. A proposito di questioni di aggravamento del quadro clinico, vorrei spendere un attimo per rispondere alle vostre domande perché sono state molto interessanti. Allora, cominciamo dalla prima. Ci è stato chiesto, a proposito di patologie pregresse, malattie infiammatorie croniche intestinali, il morbo di Crohn e le coliti ulcerose, qual è il loro legame col decorso da Covid-19? Ebbene, uno studio italiano osservazionale prospettico che è stato pubblicato sulla rivista Gut, che è un'importante rivista di patologia a livello gastrointestinale, e questo studio italiano finora è anche l'unico a livello internazionale, ha analizzato una serie di 79 pazienti che avevano questo tipo di malattie infiammatorie croniche intestinali in fase attiva, che erano infetti da SARS-CoV-2 e che seguivano una terapia immunosoppressiva proprio per queste patologie infiammatorie. Ebbene, il risultato dello studio che vi ho riportato nella slide dice sostanzialmente che l'attività di malattia, l'età avanzata e la presenza di comorbità sono risultati associati a un aumentato rischio di polmonite e un esito finale infausto, decesso, ovvero le persone che presentano queste patologie e queste patologie sono attive. Non, generalmente stiamo parlando di persone che non rispondono alla terapia farmacologica o che hanno interrotto magari la terapia, ebbene sono più a rischio di un aggravamento del quadro clinico e sono anche a rischio di un esito finale infausto. Di contro si è visto che le persone con queste patologie, ma sotto terapia e in cui la malattia era in remissione, avevano un decorso da Covid-19 che poteva essere di esito tranquillamente positivo. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che è importante, laddove ci sono queste patologie, che la malattia rimanga in remissione e che quindi si segua la terapia, perché se la malattia infiammatoria è in fase attiva, questo può dare una serie di complicazioni se queste persone contraggono SARS-CoV-2. Mentre invece si è visto che la terapia non ha nessuna influenza sull'andamento della patologia Covid-19. La stessa cosa anche nella risposta a questa domanda, ovvero malattie sistemiche autoimmuni, lupus eritematoso, vasculiti sistemiche e malattie autoimmuni in generale, qual è il legame col decorso da Covid-19? Di nuovo uno studio italiano condotto all'ospedale Careggi di Firenze. E al momento, anche in questo caso, l'unico studio che abbiamo a disposizione ci mostra che è importante non interrompere le terapie in corso perché laddove queste malattie non sono in remissione ma sono in fase attiva,
c'è un maggior rischio di sviluppare, in caso di infezione da SARS-CoV-2, un quadro clinico grave, c'è il rischio di complicazioni. Di nuovo, non è la terapia che influenza l'andamento della Covid-19, anzi, aiuta, ha un valore protettivo. Ed è facile capire il perché. Perché se Covid-19 comporta in ultima istanza una risposta infiammatoria acuta nell'organismo, una risposta infiammatoria grave, scoordinata, queste patologie che a loro volta si basano su un processo infiammatorio, se sono tenute a bada dai farmaci, aiutano questi farmaci, questa terapia farmacologica, aiuta a predisporre. Non influenza l'andamento di Covid-19, ma aiuta a predisporre l'organismo in modo da reagire meglio ad un ulteriore processo infiammatorio che subentra laddove c'è l'infezione da coronavirus. Questa slide, è perché non è semplice capire quando c'è un aggravamento del quadro clinico e quando invece si può parlare di suscettibilità all'infezione. Devo essere sincero, non sapevo se metterla o no, perché vi parlo di uno studio che è ancora da convalidare, ma è uno studio interessante, finora condotto a livello prettamente statistico, che quindi non indaga i meccanismi molecolari, non risponde ancora alla domanda del perché avviene, perché succede questa cosa, ma è uno studio condotto direttamente a Wuhan durante l'epidemia. Ebbene, si è visto, anche se ripeto è ancora da convalidare, che le persone di gruppo A sembrerebbero più suscettibili a complicazioni piuttosto che a contrarre più facilmente l'infezione rispetto non solo agli altri gruppi sanguigni, ma anche a quelli di gruppo 0, che sembrerebbero invece essere più protetti. Guardando velocemente le cifre, vi leggo. A Wuhan, a fronte di una popolazione di 11 milioni totali di abitanti, tra i soggetti sani, il gruppo A ha una distribuzione del 34%, il gruppo 0 del 32%. Ebbene, tra i pazienti Covid-19 le percentuali diventano 41% A e 25% 0, ovvero in una popolazione noi abbiamo che più o meno la stessa cifra di gruppo A e di gruppo 0 nei pazienti, nella popolazione sana ovviamente, nei pazienti abbiamo un crollo della percentuale del gruppo 0, un aumento della percentuale del gruppo A. Questo studio ha preso in esame anche il gruppo B e il gruppo AB. Tuttavia si è visto che non c'era questo forte squilibrio. Le percentuali di individui sani di gruppo B e gruppo AB erano uguali alle percentuali di individui affetti da Covid-19 dei medesimi gruppi sanguigni. Per questo ho riportato in questa slide unicamente i risultati per quanto concerne il gruppo A e il gruppo 0, perché è lì che si vede questa forte disparità. Ripeto, è uno studio ancora da indagare, da approfondire, per ora condotto solo a livello statistico, ma si è visto in letteratura medica che effettivamente c'è un'influenza del gruppo sanguigno sul discorso di molte patologie respiratorie, sia ad esempio per la SARS, sia si è visto anche per altre patologie in realtà, come per l'epatite. Anche in quel caso sembra che il gruppo sanguigno abbia una sua influenza sulla suscettibilità piuttosto che sull'aggravamento del quadro clinico, anche se sono studi ancora in corso e di conseguenza al momento non sono ancora chiari i meccanismi molecolari, che giustificano questo fenomeno. Chiudo la parte di fattore di suscettibilità all'infezione parlandovi di un sintomo particolare. Forse ne avrete sentito questa notizia perché le cose curiose piacciono ai giornalisti. Le alterazioni dell'olfatto. Ebbene, si è riscontrato, ed è uno studio di nuovo pubblicato su JAMA, che è un prestigioso giornale, il Journal of American Medical Association, un prestigioso giornale di medicina e ricerca medica statunitense, si è visto che coloro che sono pauci sintomatici, cioè presentano pochi sintomi o sono completamente asintomatici, hanno un alterato, diminuito senso dell'olfatto oppure del gusto e c'è la possibilità di utilizzare questo sintomo come indicatore precoce di infezione da SARS-CoV-2. Anche in questo caso si sta ancora indagando su quale sia effettivamente il meccanismo molecolare alla base e la ragione di questa alterazione dell'olfatto. Però
Sicuramente tutto questo, se avete fatto caso nella prima slide, nonostante il momento di blackout e di problemi tecnici, io ho scritto che cosa stiamo imparando da SARS-CoV-2, perché stiamo ancora imparando. E questo vorrei che fosse chiaro a tutti, perché a volte i titoloni dei giornali ci danno l'idea di leggi scolpite nella roccia come i 10 comandamenti. Non è così. Stiamo ancora imparando tanto sul coronavirus, su quello che il coronavirus induce come risposta al nostro corpo, i suoi esatti meccanismi. Abbiamo raggiunto tante conclusioni, abbiamo raggiunto tante informazioni che con un buon grado di probabilità sono confermate. Ma c'è ancora tanto da scoprire, c'è ancora tanto da imparare. Gli studi sono aperti e ricordatevi che gli studi scientifici molto spesso richiedono anni. Noi siamo in questa pandemia, grosso modo da gennaio, stiamo facendo quello che possiamo con le risorse che abbiamo, grazie all'impegno di tantissime persone che colgo l'occasione in questa sede per ringraziare medici, scienziati, biologi, tutti quelli che si muovono dietro le quinte nei laboratori che ci stanno permettendo. Stanno permettendo a me di fare questo intervento e a voi di essere qui quest'oggi, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Passiamo alla parte di diagnostica molecolare. Simpaticamente ho voluto intitolarla Conosci il tuo nemico perché forse tutti, a causa dei telefilm americani, sanno che lo slogan principale dei Marines è Semper Fidelis, ma pochi sanno che il secondo slogan dei Marines americani è Conosci il tuo nemico. E Conosci il tuo nemico è uno slogan che dovrebbe fare suo in particolare chi si occupa di diagnostica molecolare, perché diagnostica molecolare vuol dire avere una precisa caratterizzazione, una carta d'identità della struttura molecolare del nostro nemico, del nostro bersaglio, identificare un target. È un lavoro militare, in un certo qual senso. Vi ho riportato in questa slide una breve carta d'identità del coronavirus e a sinistra la foto al microscopio elettronico di SARS-CoV-2 in falsi colori. Quello che vorrei semplicemente che ricordaste per il discorso che stiamo per fare è che è un virus che è rivestito da envelope, quindi rivestito da una membrana di natura lipidica che racchiude il capside proteico all'interno del quale c'è il suo genoma e che su questa membrana sono espressi quattro tipi principali di proteine. La glicoproteina spike, S, che è quella responsabile appunto dell'interazione con il recettore ACE2 nell'uomo, varie proteine M di membrana glicosilate, il dimero agglutinina esterasi, che è responsabile del rilascio dei virioni dalle cellule infette, la proteina E, che coadiuva la proteina S nell'attacco alla cellula, ed arriviamo a parlare del genoma, che però è all'interno del capside proteico, il genoma d'RNA. Elica ad orientamento positivo, quindi un mRNA, un RNA di tipo messaggero. Chiaramente, se noi vogliamo trovare un target molecolare che identifichi univocamente, specificatamente il coronavirus sulla base del quale costruire un test, sicuramente il bersaglio preferibile è proprio il genoma del coronavirus. E infatti il metodo d'elezione tuttora in uso è il tampone nasofaringeo, il metodo più importante è il tampone nasofaringeo e il tampone si basa proprio sulla caratterizzazione del genoma del coronavirus. Vorrei qui dire che per quanto riguarda i test ematici, intendiamoci, i test ematici sono attendibili, i test ematici funzionano e come se funzionano e sono importanti. Ma vi riporto quanto detto dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità in data 18 marzo 2020. Ad oggi i test basati sull'identificazione di anticorpi diretti verso il SARS-CoV-2 non sono in grado di fornire risultati sufficientemente attendibili e non possono sostituire il test classico basato sull'identificazione dell'RNA virale dal materiale ottenuto dal tampone rinofaringeo. Perché? Per la ragione che potete vedere dove c'è quella simpatica icona clessidra che ho voluto mettere per indicare proprio il tempo, per una questione di tempistiche di reazione. Il tampone rileva la presenza del virus, la carica virale, non rileva la risposta dell'organismo all'infezione. E i test sierologici invece fanno questo, rilevano la risposta dell'organismo all'infezione. Ma i test sierologici si basano sulle immunoglobuline e le immunoglobuline, come potete vedere, vengono prodotte
Le prime, le immunoglobuline di tipo M, dal nostro sistema immunitario in 5-6 giorni dopo l'infezione. Quelle del lungo periodo a partire da 15 giorni dall'infezione. Tenete conto che il tempo di incubazione complessivo del SARS-CoV-2 è dai 14 ai 20 giorni dal momento dell'infezione. Tempo di incubazione, ovvero tempo prima che inizino a manifestarsi i sintomi, la sintomatologia. Questo vuol dire che ci sono delle finestre temporali scoperte dal test delle immunoglobuline, finestre temporali in cui il tampone è l'unico mezzo diagnostico veramente affidabile. Come si fa il tampone per Covid-19, per una sospetta patologia da Covid-19? Andiamo un po' velocemente perché di tutta questa slide a me preme soprattutto focalizzare la vostra attenzione su pochi punti. Il tampone ovviamente è un bastoncino che alla sua estremità ha un batuffolo simile a quello dei cotton fioc che viene passato all'interno della cavità nasofaringea. Il protocollo prevederebbe due tamponi in realtà, uno nella cavità nasofaringea e l'altro in bocca. Non sempre questo viene realizzato per questioni di tempo, per questioni varie. Di solito si fa un unico tampone che è quello nasofaringeo, ovvero dal naso si passa alla faringe. È un esame leggermente invasivo che può dare fastidio, ma è necessario. I campioni vengono conservati, quindi a una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi centigradi, ma devono essere Scusate, vengono conservati a una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi centigradi se è necessario trasportarli perché il laboratorio si trova magari distante dal punto in cui è avvenuto il prelievo, il tampone. In ogni caso bisogna utilizzarli entro 72 ore dal momento in cui si è effettuato il tampone. Per il trasporto il bastoncino viene posto all'interno di uno speciale medium di trasporto che ormai è commercializzato da molte industrie farmaceutiche, all'interno del quale c'è un agente inattivante che è un disinfettante di natura alcolica che permette di inattivare il virus, quindi di smorzare la carica virale in modo che l'operatore che si occupa fisicamente del trasporto stia tranquillo, diciamo così. Coronavirus ha un genoma a RNA. Questo vuol dire che se noi vogliamo utilizzare la tecnica diagnostica principale basata sul genoma, che è la PCR di cui ci ha parlato il dottor Giorgini, abbiamo necessità di passare da RNA a DNA, perché la PCR è una reazione di amplificazione del DNA. Questo richiede due passaggi di PCR, pertanto. Il primo è un passaggio di trascrittasi PCR con trascrittasi inversa, ovvero una PCR in cui si utilizza un enzima, che è la trascrittasi inversa, che copia l'RNA in DNA. Successivamente si fa la PCR che ha valenza diagnostica vera e propria ed è una PCR di tipo qPCR, ovvero una PCR quantitativa, una PCR real time. Molti di voi sono biotecnologi o biologi, sanno di che cosa parlo. Praticamente è una reazione di amplificazione del DNA che permette di misurare la carica virale perché permette di misurare la quantità di DNA del virus che il tampone ha prelevato. Come potete vedere nella slide, in questa slide al punto 4, per la real-time PCR si utilizzano due geni come bersagli di amplificazione. Il gene E, che codifica per la proteina E espressa sulla membrana envelope del coronavirus, e che è la proteina che interagisce con la proteina S per permettere la penetrazione del virus, e il gene RDRP, che è il gene per l'RNA polimerasi, RNA dipendente specifica del coronavirus. Perché si utilizzano questi due geni? Ovviamente sia per aumentare la specificità, la sensibilità dell'esame PCR real time, sia perché si è visto effettivamente che il primer reverse del gene RDRP presenta dei problemi di mismatch. Presenta dei problemi di mismatch, quindi di appaiamento non ottimale per una reazione di amplificazione. E di conseguenza, si è preferito ricorrere a questi due geni, che sono comunque due geni caratterizzanti per il SARS-CoV-2. PCR real time vuol dire ciclo soglia,
ovvero quel momento di amplificazione della reazione in cui c'è il segnale di luminescenza che indica la fase esponenziale di amplificazione e permette meglio di quantificare quante copie di DNA la nostra PCR sta sintetizzando. Andiamo al punto 5 insieme, perché il ciclo soglia, che indicheremo con la sigla CT, è quello che ha valore diagnostico. I pazienti positivi sono quelli che superano la soglia di fluorescenza prima del 40° ciclo di reazione. Quindi tutti coloro che superano, tutti quei campioni, scusate, che superano la soglia di fluorescenza prima del 40° ciclo di reazione vengono considerati positivi. Quelli che la superano dopo il 40° ciclo soglia risultano falsi positivi. Perché? Perché si è visto da evidenze sperimentali, e chi di voi magari lavora con la PCR lo sa bene, che quando la PCR è protratta nel tempo troppo, oltre un certo numero di cicli di amplificazione, si ha di fatto una perdita della specificità della reazione di sintesi. Quindi, per essere sicuri, come principio precauzionale, ma basato ovviamente su evidenze sperimentali, si tiene il 40° ciclo soglia come riferimento per la diagnosi da Covid-19. Questa slide, le slide poi verranno messe a vostra disposizione, quindi su questa preferisco non spendere alcuna parola perché ripete sostanzialmente quanto abbiamo appena visto. È una slide dell'Istituto Pasteur di Parigi che riporta un protocollo completo di PCR real time per il SARS-CoV-2. E in particolare dà qualche informazione in più circa la procedura di estrazione dall'RNA. Ma quello che noi vogliamo capire bene adesso è la valenza diagnostica della PCR. Perché la PCR è uno strumento potente, ma da sola non basta. Cosa vuol dire questo titolo che ho scelto? Vuol dire che l'interpretazione dei risultati della PCR è quella che ha valenza clinica ed è quella che poi il medico alla fine guarda. Vi chiedo perdono se in questa slide ho riportato una frase molto lunga, ne troveremo altre nel corso delle poche slide, non preoccupatevi che mancano, ma io penso che riportare le testimonianze di chi lavora direttamente e ha fatto questi studi di ricerca sia sicuramente la miglior spiegazione, la miglior voce, la miglior testimonianza che potreste mai sentire. Per questo io vi riporto la voce del dottor Nandini Sethuraman, che ha fatto un importante studio pubblicato su JAMA il 6 maggio 2020, a proposito proprio dell'interpretazione diagnostica del test della real-time PCR per SARS-CoV-2. E leggiamo insieme che cosa ci dice il dottor Nandini. Un valore CT inferiore a 40 è clinicamente riportato come PCR positivo. Tuttavia, i valori CT ottenuti nei pazienti ospedalizzati gravemente malati sono inferiori ai valori CT dei casi lievi. E la positività della PCR può persistere oltre 3 settimane dopo l'insorgenza della malattia. Questo risultato ci può risultare, scusate il gioco di parole, strano, particolare, perché pazienti ospedalizzati in condizioni gravi hanno un valore CT più basso rispetto a casi lievi. Se pensiamo che il valore CT è un indicatore della carica virale, noi capiamo che come una possibile giustificazione a questo. Nel momento in cui noi abbiamo un paziente ospedalizzato grave, questo paziente ha un forte processo infiammatorio in corso nei suoi polmoni. Di conseguenza, la risposta dell'organismo in quel momento è al massimo, sregolata, eccessiva, ma al massimo, dal punto di vista sia del sistema infiammatorio sia della componente immune, ovviamente il sistema infiammatorio. Questo vuol dire che a livello di virus ce n'è poco, o quello che c'è è tenuto comunque sotto controllo dal sistema immunitario. La carica virale è bassa, conseguentemente il valore CT è basso, rispetto a quanto avviene ad esempio nei casi lievi, ovvero in quelle persone che non hanno un processo infiammatorio così prepotente in corso. Il virus sta iniziando a replicarsi, sta iniziando a crescere di numero, non c'è ancora stata una forte risposta da parte della componente immunitaria ed ecco un valore CT alto nei casi lievi, una forte carica virale, paradossalmente in chi presenta pochi sintomi, pauci sintomatici, come dicevamo prima.
Ma quello che è ancora più interessante è quello che dice il dottor Nandini in seguito. In alcuni casi l'RNA virale è stato rilevato da real-time PCR anche oltre la sesta settimana dopo il primo test positivo. In altri casi sono stati segnalati positivi anche dopo due PCR negative consecutive eseguite a distanza di 24 ore. L'asse temporale, lo sviluppo temporale è la risposta a questa domanda, a come è possibile. Il processo di infezione, conseguente patologia, risposta del sistema immunitario, sono tutte fasi che si sviluppano nel tempo, su un arco temporale. Se noi contraiamo il virus può avere un periodo di latenza nel nostro corpo prima di raggiungere il distretto dei polmoni dove inizia la sua replicazione attiva, quell'organo, il polmone, che a lui piace tanto, che è preferenziale per la sua replicazione. Se noi abbiamo una carica virale bassa, in quel momento, pur essendo infetti dal virus, risulteremo negativi a un test di tampone nasofaringeo. Vi riporto questa slide che a me piace molto, che vi fa vedere proprio sull'asse temporale come cambia il valore della PCR e anche come cambiano i valori dei test ematici, quindi dei test basati sulle immunoglobuline. Se voi vedete con me la curva ad esempio azzurra, che indica i risultati della PCR, risultati PCR positivi per il tampone nasofaringeo, vedrete come la massima sensibilità si raggiunge dopo la prima settimana dal momento in cui cominciano a comparire i sintomi. E come comunque il tampone sia più sensibile, sto guardando la WIC meno 1 ora, rispetto ai test immunoglobulinici che sono rappresentati dalla linea tratteggiata violetta e verdina, e la cui sensibilità invece raggiunge il massimo nella WIC 3, nella terza settimana, quando il valore la curva, scusatemi, che rappresenta l'andamento dei risultati della PCR col tampone nasofaringeo inizia ad avere un punto riflesso, ha abbandonato il plateau. Lì, in quella fase, a partire dalla terza settimana, i test immunoglobulinici sono più affidabili rispetto ai test del tampone. Non solo, ma vorrei richiamare la vostra attenzione anche su un altro aspetto, ovvero la curva in violetto non tratteggiata che indica il bronchoalveolar lavage, ovvero il campione ottenuto da lavaggio bronchoalveolare oppure anche da biopsia ai polmoni dei pazienti. Vedete come quella curva, quella del tampone, sono parzialmente sovrapponibili, ma nel momento in cui il tampone perde efficacia, il tampone nasofaringeo perde efficacia, quella curva invece mantiene un andamento, un flesso molto più dolce. Questa è la spiegazione del perché malati gravi ospedalizzati, andando avanti nel tempo, sono negativi al test del tampone, ma sono sempre positivi a una PCR real time, fatta però usando un materiale biologico che viene da un distretto diverso, dai polmoni. Il virus si sposta all'interno dell'organismo dal momento in cui c'è l'infezione nelle cavità nasali e nasofaringee fino al momento in cui arriva al polmone. Dove prendere il campione per fare la nostra PCR è quindi un discrimine che può spiegare in parte i risultati di falsi negativi che conosciamo perché la cronaca ce ne ha fatto partecipe molto spesso, a volte anche con toni forse un po' esagerati. Risultati falsi negativi si possono verificare, insomma, principalmente a causa di una tempistica inappropriata nella raccolta dei campioni, ma io non ho parlato solo di tempistica inappropriata, attenzione, ho parlato anche di distretto dove si prende il campione biologico e qui purtroppo mi duole, ma devo riportarvi una testimonianza che vi fa capire meglio il concetto. Prima però vorrei soltanto dire una cosa, da persona, io studio biotecnologie, da persona che quindi un po' ha lavorato e studiato sui test. Nessun test diagnostico esistente è esente da una minima percentuale di errore. C'è sempre una percentuale minima di errore anche nel test migliore in assoluto, meglio progettato, meglio studiato e meglio costruito, per una questione di distribuzione di probabilità. All'aumentare del numero dei test, la probabilità che si verifichi un errore
aumenta. E voi capite bene che sulla quantità incredibile di tamponi che si stanno facendo e sono stati fatti, è inevitabile che qualche errore, per una variabile che non sempre è controllabile, per una variabile che può essere anche intrinseca al test, ci sia stato qualche errore in termini di falso positivo e di falso negativo. Una variabile che a volte può essere non solo casuale o intrinseca alla natura del test, ma anche umana, ovviamente, e quindi un errore dell'operatore. Ed è a questo proposito che vi riporto la testimonianza che mi ha dato un po' i brividi leggere, ma bisogna contestualizzarla. Come tutto quello che riguarda il coronavirus, è facile cedere agli allarmismi, è facile cedere ai titoloni, ma noi siamo persone di scienza, cerchiamo di razionalizzare, di contestualizzare, perché quello che ci interessa non è fare il titolone, ma arrivare alla verità. Ebbene, la dottoressa Roberta Villa, che è medico divulgatrice scientifica, ha fatto un'indagine tra i pazienti che sono stati sottoposti a tampone nasofaringeo e vi leggo quello che ha scoperto. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno spiegato che per avere valore il prelievo dal naso deve essere eseguito spingendo il tampone verso il basso per raggiungere appunto la faringe, non le cavità nasali. Alcuni pazienti riferiscono invece che il bastoncino è stato spinto con forza verso l'alto. Come per qualunque procedura analitica, e chi di voi magari lavora in un laboratorio di chimica analitica o di procedure di analisi di biologia molecolare lo sa, la raccolta del campione è il primo step ed è uno step fondamentale. Se noi sbagliamo la raccolta del campione, anche se eseguiamo il protocollo successivo nella maniera più ligia, attenta e rigorosa possibile, incappiamo in un errore perché inficiamo l'intera procedura. E purtroppo molti casi di falsi negativi sono al test, al tampone nasofaringeo, si è scoperto che erano dovuti proprio a questo, ad un errato prelievo dell'epitelio della cavità nasofaringea. Questo ovviamente non è sicuramente l'unico motivo che può portare a risultati falsi positivi oppure falsi negativi. E in questa sede mi piace ricordare il fatto che sebbene gli operatori che hanno eseguito i tamponi e che eseguono tuttora i tamponi siano in larga parte per ragioni prettamente pratiche, abbiamo poco personale a disposizione. Abbiamo dovuto prendere persone che magari non erano operatori sanitari o avevano fatto solo pochi corsi e dargli una minima infarinatura per fare un tampone nasofaringeo, che è una tecnica che richiede una certa maestria e una certa manualità. E poi abbiamo mandato queste persone, non dico allo sbaraglio, però a fare una mole di lavoro veramente impressionante e tanto di cappello perché sono stati eccezionali. Grazie a loro, io sono qui a parlarvi di queste cose, noi siamo qui e chi è negli ospedali ce l'ha fatta e ce l'ha fatta lo deve a loro. Queste persone, dicevo, hanno profuso il massimo impegno, hanno fatto il massimo, ma inevitabilmente si sono portati dietro tutta una serie di lacune, di problematiche legate al fatto che hanno fatto un lavoro che non era loro. E ripeto, non è colpa loro, avevamo poco personale, questa epidemia è esplosa in tempi così brevi che abbiamo fatto il meglio che potevamo con gli strumenti a nostra disposizione, veramente a volte arrivando a fare quasi dei miracoli. Ma forse c'è qualcosa, anzi sicuramente c'è qualcosa che va rivisto e ci sono tanti insegnamenti da portare a casa da questa esperienza. Ma restando nel contesto di cui stavamo parlando poco fa, quello che volevo dire è che qui non vogliamo attaccare nessuno, vogliamo semplicemente fare un'analisi razionale e trovare delle risposte a problemi come possono essere il perché, i falsi positivi e i falsi negativi. Esistono ovviamente, dicevamo, anche altre variabili, intrinseche tanto alla natura del test, quantità e qualità del materiale da amplificare, perché voi pensate, se un tampone è anche fatto, se una PCR è fatta bene, se un tampone è fatto bene, ma io ho prelevato del tessuto epiteliale in cui il virus non è quasi presente o in cui sono presenti poche particelle virioniche, ma è presente ad esempio tanto materiale subvirionico, perché può succedere anche questo. Non dimentichiamoci che il virus replica nei polmoni, questo è vero, ma un minimo di replicazione per aumentare la carica virale avviene già nei primi tessuti che vengono infettati. E
perché ovviamente il virus ha tutto l'interesse a sopravvivere, quindi si è evoluto in modo da adattarsi anche ad altri tessuti. Non gli piacciono, non lo fa in maniera ottimale, ma replica anche in altri tessuti. Ebbene, abbiamo detto, se la qualità del materiale virale che abbiamo prelevato è scadente, è logico che noi possiamo ottenere un risultato di falso negativo, mentre invece se avessimo, vi ricordo la testimonianza del dottor Nandini, PCR negative eseguite a distanza di 24 ore e poi facciamo la terza PCR e improvvisamente diventa positiva. Questa è ad esempio una delle motivazioni. Possiamo fare la raccolta del materiale da analizzare al meglio delle nostre possibilità, ma ci sono comunque tante variabili che possono andare storte. In ogni caso, il tampone resta al momento lo strumento più affidabile e sicuro di cui disponiamo in diagnostica, anche perché i casi di falsi positivi e falsi negativi sinora riscontrati sono veramente esigui. Si parla di numeri veramente esigui, perdonatemi la ripetizione. Quindi, comunque, il tampone è uno strumento indispensabile. Bisogna, e qui per tampone, diciamo il tampone tout court, il tampone nasofaringeo, la PCR real time e così via, bisogna saperlo usare. Concludo adesso, sperando di non avervi annoiato, con un altro test diagnostico molecolare, perché vi potreste chiedere perché abbiamo bisogno di altri test. Certo, il tampone ha i suoi limiti, il test delle immunoglobuline ha i suoi limiti, però funzionano. Che necessità c'è? La necessità è che più potenziamo la diagnostica, meglio sappiamo affrontare questa emergenza, non solo nel momento attuale, ma anche in possibili, imprevedibili scenari e sviluppi futuri. E allora, se la diagnostica si basa sul conosci il tuo nemico, perché non provare a cambiare approccio? E noi sappiamo del nostro nemico che ha delle proteine glicosilate di superficie sull'envelope, le proteine spike, perdono, le proteine S responsabili dell'attacco alla CE2, e allora perché non provare ad usarle, ad esempio, proprio come target nei test molecolari? Ebbene, questo è stato fatto. E vi parlo in conclusione del test salivare che viene dall'Università dell'Insubria. L'Università dell'Insubria di Varese Busto Arsizio, i due ricercatori che hanno ideato questo test sono il dottor Lorenzo Azzi e il dottor Mauro Fasano, che ho avuto il piacere di conoscere e stimo fortemente, tra l'altro, i quali hanno collaborato con la SST, l'azienda sociosanitaria territoriale dei Sette Laghi. Questa realtà è importante, e questo è un altro dei motivi per cui vi parlo di questo test, perché è una realtà che si occupa di medicina traslazionale, quindi di interfacciare la realtà universitaria d'Ateneo con l'ospedale di Circolo di Varese e con le aziende attive in ambito biomedico, dove il trasferimento tecnologico dal laboratorio dell'università all'industria ha la giusta configurazione, i giusti enti, le giuste persone che se ne occupano, lì c'è un valore aggiunto tecnologico per tutti quanti noi che può veramente fare la differenza. E questo ne è un esempio, lo vedremo adesso insieme. Il test salivare è già stato acquistato dall'azienda Natrix Lab di Reggio Emilia, che ne sta realizzando il prototipo commerciale, e a breve partirà, condotto dalla Natrix Lab sempre, una seconda sperimentazione in vista proprio della commercializzazione su larga scala di questo test. Questo test ha già fatto, il dottor Azzi e il dottor Fasano hanno già fatto richiesta per la certificazione ministeriale necessaria all'utilizzo di questo test da parte dei medici di base, quindi dei medici di famiglia. Questa documentazione ha ottenuto feedback positivi ed è in arrivo. Si sta portando avanti anche la documentazione che ne permetterebbe entro qualche anno l'utilizzo anche in uso domestico, l'uso individuale. Anche noi in casa nostra potremmo farci il test della saliva. Purtroppo questo secondo tipo di autorizzazione ha delle tempistiche molto lunghe, mentre quella per l'utilizzo sotto supervisione medica richiede al massimo una quindicina di giorni. L'importante è che questa sta andando bene, perché già mettere nelle mani dei medici un nuovo strumento diagnostico è un fattore discriminante non da poco.
Come funziona il test salivare? Funziona come un test di gravidanza, molto semplice, non invasivo, rapido, dà dei risultati, pensate, dai 3 ai 6 minuti, laddove le tempistiche del tampone, ad esempio, sono di qualche settimana, ammesso che il laboratorio non sia oberato di lavoro, come purtroppo succede in questo periodo. Quindi voi pensate, mettere un test come questo, il test salivare, rapido, nelle mani di chi fa tamponi nelle mani di chi, scusate, fa test, ad esempio per le strade, ad esempio negli ambulatori, ma anche solo già negli ospedali, nei pronto soccorsi. Significa veramente individuare precocemente un gran numero di asintomatici e di portatori del coronavirus. Dicevamo che è simile a un test di gravidanza, un campione di fluido biologico, in questo caso la saliva, infatti viene posto con una pipetta su una striscetta di materiale plastico e proprio come succede nel test di gravidanza si formano delle bande, a seconda del numero e del tipo, a seconda del numero delle bande abbiamo un risultato negativo, una sola banda, oppure un risultato positivo in caso di due bande. La saliva infatti su questa striscia di materiale plastico scorre in appositi canaletti che hanno la capacità di trasporto capillare dei fluidi, incontra dei particolari reagenti che vedremo tra poco quali sono e i prodotti della reazione, ovviamente del coronavirus contenuto nella saliva con questi reagenti, dà le bande colorate. La tecnica del test rapido salivare si basa sull'immunocromatografia a flusso laterale. In pratica è una classica reazione antigene-anticorpo, non facciamoci spaventare troppo dal lateral flow test o dalla dicitura immunocromatografia a flusso laterale. Una classica reazione antigene-anticorpo fissato su supporto solido. Quello che noi abbiamo su questa lastrina è una zona in cui viene deposto l'analita a monte, ovvero in cui deporremo la saliva in cui è presente il coronavirus. La saliva migrerà in una seconda zona in cui sono presenti degli anticorpi specifici diretti contro la proteina Spike e questi anticorpi sono coniugati con particelle di oro colloidale di dimensioni nanometriche. C'è un eccesso, tra l'altro, di anticorpo. Di conseguenza, il coronavirus eventualmente presente nella saliva si lega a questi anticorpi. Il complesso antigene-anticorpo, coronavirus-anticorpo, migra in un'altra zona della lastrina, che è dove c'è la test line, in cui sono presenti invece degli anticorpi secondari, sempre diretti però contro il coronavirus. In questa zona di test line si fermeranno tutti gli anticorpi precedentemente catturati nella prima zona che portano il coronavirus, mentre gli anticorpi che non portano il coronavirus proseguiranno e fluiranno nella zona del control line, che è quella che determina la validità del test. Ecco perché due strisce. La prima striscia è data da quegli anticorpi diretti contro il coronavirus che hanno le particelle di oro colloidale sulla superficie e allineandosi questi anticorpi danno la prima striscia. Sulla striscia del control line ci sono degli anticorpi non più diretti contro il coronavirus, ma diretti contro gli anticorpi primari, i primi che hanno legato il coronavirus. Ed è qui che si fermano tutti quegli anticorpi che dalla prima zona sono migrati fino alla fine della lastrina, non portano il coronavirus e di conseguenza non si sono legati nella test line, ma si legheranno nella zona del control line e quindi tramite una reazione anticorpo-anticorpo, meglio anticorpo-anti-anticorpo, e disponendosi daranno la seconda striscia di controllo. Non vi preoccupate comunque se non avete capito bene che queste slide, ripeto, verranno messe a vostra disposizione. Io mi rendo conto, ho quasi finito adesso, che vi ho bombardato di tanti concetti e che molti di questi concetti erano complessi. Spero soprattutto che vi resti da questo mio intervento la curiosità di andare ad approfondire e anche degli spunti di riflessione per tanti aspetti che riguardano la mia tematica, quella che ho trattato, la diagnostica molecolare del coronavirus e i fattori di suscettibilità all'infezione. Concludo soltanto con le dichiarazioni del dottor Azzi,
riguardo innanzitutto lo scopo del test salivare, le prospettive, ovvero lo scopo è identificare i soggetti positivi, soprattutto gli asintomatici portatori del virus, in modo da identificare soggetti che altrimenti, essendo asintomatici, non sarebbero mai andati a farsi fare un tampone. Non solo, ma il test della saliva non ha assolutamente intenzione di sostituire il tampone nasofaringeo, non stiamo parlando di sostituire la tecnica del tampone tout court, stiamo parlando di un metodo che può integrare, potenziare la tecnica del tampone. C'è da dire, e questa è una cosa su cui non spendo troppe parole, mi limito a riportarvi la testimonianza della dottoressa Andreina Bai, che anche lei ha collaborato alla realizzazione del test rapido salivare. C'è da dire che il test è estremamente preciso. Durante la sperimentazione, in alcuni casi, ha rilevato positività dove invece i tamponi avevano dato esito negativo. E noi abbiamo visto che un tampone può dare esito negativo perché il materiale raccolto è stato fatto male, perché è stato fatto troppo presto o perché è stato fatto troppo tardi, ad esempio. A questo punto abbiamo fatto altre analisi e abbiamo rilevato effettivamente la presenza del virus, ricorrendo ad altre tecniche di tipo molecolare, oltre al test rapido, che sono stati concordi nel rilevare il virus nella saliva anche se non era presente nel tampone. Potenziamento della diagnostica, di nuovo, migliorare la diagnostica, perché questo vuol dire migliorare sempre di più la gestione di questa emergenza. Integrare il test del tampone con altri metodi ci permette di individuare falsi negativi, portatori inconsapevoli, asintomatici o pauci sintomatici, nonché di monitorare i pazienti in dimissione dagli ospedali, perché la scarsità di personale a volte e anche di tamponi disponibili, ahimè, è tale per cui a volte anche chi viene dimesso dagli ospedali non viene più seguito in follow-up e quindi non viene sottoposto ulteriormente ad ulteriori tamponi per accertarne l'effettiva negatività, l'effettiva guarigione. Quindi ecco perché avere test diagnostici in tutti questi casi, test diagnostici in più, è unicamente un valore aggiunto. Un valore aggiunto che ci può portare ad adottare le opportune misure di contenimento, atte ad arginare al meglio la diffusione della popolazione, magari anche senza che questo incida necessariamente su tutti quanti noi, magari anche senza la necessità di una seconda quarantena di Stato.